se fosse lì. Ma glielo ho detto tante volte, lo sa lui a cosa mi riferisco. Lui aveva le qualità del grande calciatore, non le ha sfruttate, perché lui si perdeva in bischerate, si perdeva in cose che niente avevano a che fare con la serietà professionale. Era un bimbo, poi non aveva famiglia dietro, era solo. E poi il difetto più grande e il pericolo più grande è che era troppo bello. Ha fatto innamorare tante donne. Appunto, ma lui doveva innamorarsi del pallone, no, delle donne. Sei sempre e quindi lui si è perso, lui ha buttato via una carriera eccezionale. E io glielo dicevo, se te nascevi come Chiellini, che aveva vinto il nazionale, c'era verso.